Mancini e il mercato, da Guarin a Ranocchia, da Soriano a Lavezzi. Il tecnico nerazzurro segna la via da seguire. Mercato d'esterni, Perotti, El Shaarawy e Cerci al centro delle trattative, in attesa del colpo che faccia partire il domino. La prima di Spalletti, dal 4-3-3 al 4-2-3-1. La Roma riparte dal tecnico toscano per il cambio di passo. Kramer non parte, il Bayer Leverkusen chiude alla cessione del centrocampista, il Napoli vira su altri obiettivi. E infine Cristian Tello, la Fiorentina vicina all'esterno del Barcellona in prestito al Porto, lui il possibile colpo viola. Buonasera a tutti, ben ritrovati alla TMV News. Inizialmente parliamo dell'Inter e di Mancini. Ci sono state dichiarazioni importanti in chiave mercato da parte del tecnico nerazzurro, le analizzeremo e faremo anche un punto sul mercato dell'Inter con Luca Bargellini. Buonasera. Buonasera a tutti. E Gaetano Mocciaro. Buonasera a tutti. Allora, dicevamo di Mancini, le sue parole in chiave mercato per quel che riguarda l'Inter, a partire da Guarin, che secondo Mancini dovrebbe restare all'Inter. C'è questa offerta dello Zenit, c'è anche la proposta cinese per il centrocampista nerazzurro, però insomma Mancini vorrebbe trattenerlo. Sì, vorrebbe trattenerlo, crede in lui, lo ha già confermato di fatto la scorsa estate, perché Guarin oramai è almeno 3 o 4 sessioni di mercato, sia invernale che estivo, che viene trattato e viene accostato a diversi club. La realtà è che poi Mancini lo ha confermato la scorsa estate e sembra intenzionato a confermarlo anche questo gennaio, consapevole che l'alternativa, che in questo momento sembra essere Soriano della Sampdoria, viene reputato un buon giocatore, un giocatore sicuramente importante per la Serie A, ma probabilmente, almeno da quello che si evince dalle parole di Mancini, non all'altezza del colombiano, quindi un giocatore di livello, ma non a livelli dell'ex Porto. Mancini ha parlato un po' di tutti i reparti, chiave mercato, ha parlato anche di Ranocchia e ha sostenuto che se dovesse partire poi servirebbe anche un'alternativa all'ex giocatore di Bari e Arezzo. Sì, a questo punto, a parte il Ranocchia, appunto, ormai era stato relegato al ruolo di riserva all'Inter, perché ormai Miranda e Murillo sono intoccabili, e quindi adesso in questo momento l'obiettivo è un profilo low cost, perché riserva deve essere. Consideriamo anche che l'Inter quest'anno non fa le coppe europee, quindi diciamo valuterà, avrà un peso specifico anche questa situazione. Per questo, insomma, Barba dell'Empoli potrebbe essere sicuramente il profilo che l'Inter potrebbe, insomma, ritenere idoneo, entrando in concorrenza con il Napoli, che insomma ha come sponsor principale Sarri. Tra l'altro Barba non è neanche titolare inamovibile all'Empoli, quindi potrebbe essere effettivamente un giocatore che potrebbe essere ceduto. Ricordiamo però, insomma, c'è anche un giocatore l'Empoli che è tentato dalla Roma, che è Tonelli, quindi bisognerà anche seguire un attimo l'evolversi della situazione riguardante quest'ultimo, perché se Tonelli veramente parte e la Roma offre 10 milioni, a questo punto non se ne farebbe neanche nulla di Barba, né per il Napoli né per l'Inter. Poi ne parleremo della Roma nel prossimo blocco. Restando sull'Inter, Lavezzi ha fatto capire Mancini potrebbe arrivare semmai a giugno, non adesso. Questo giocatore è stato seguito a lungo da Nerazzurri, sembrava destinato a tornare in Italia, però a questo punto tutto il discorso è rimandato ai prossimi mesi. Ma allora, diciamo che si è tornato a parlare di Lavezzi perché il suo procuratore Alejandro Mazzoni è di nuovo in missione in Italia. L'Inter non fa mistero oramai dell'interesse per il Pocho, però giustamente è vero che l'attaccante argentino è in scadenza di contratto e il rinnovo col Paris Saint-Germain è oramai poco più di un'utopia. E di conseguenza le porte del mercato, giustamente anche a gennaio, sono aperte per lui. Però con un titolo di Ligue 1 ancora da conquistare, una Champions da giocarsi, probabilmente lo stesso ex Napoli non ha tutta questa impellenza nel cambiare maglia, considerando anche che comunque Blanc lo tiene in considerazione. Ecco allora che Lavezzi può tornare ad essere un giocatore utile, un giocatore interessante, un giocatore appetibile per l'Inter per il mercato estivo, quando l'Inter si presuppone
suppone debba essere pronta a costruire una squadra per tornare protagonista anche in Europa. Per l'appunto l'Inter sta anche cercando un'alternativa, potrebbe essere Quagliarella, magari appunto per questi sei mesi, esatto, da qui alla fine del campionato, per poi puntare su Lavezzi. Chiaramente c'è un problema che il Torino, avendo insomma speso dei soldi, insomma c'è anche un prestito con diritto di riscatto per Immobile, vorrà monetizzare per Quagliarella, quindi vorrà cedere a titolo definitivo il giocatore. Sappiamo che Mancini ha dato l'ok eventualmente per il suo arrivo come vice Icardi. C'è comunque una concorrenza, c'è la Fiorentina e c'è anche la Sampdoria, quindi insomma l'Inter sarebbe orientata, diciamo, per un acquisto a breve termine, proprio perché appunto c'è ancora la speranza di prendere Lavezzi, però da giugno. Il mercato corre sugli esterni. Fantasia, tecnica e velocità sono le ali, il sale sulla finestra invernale. Come nel caso di Alessio Cerci. Il Milan, parola di Adriano Galliani, ha già dato l'ok al suo trasferimento al Genoa. Ma la trattativa al momento è bloccata, come quella per El Shaarawy alla Roma. Il faraone, sempre a detta della D rossonero, resta al Monaco fino a giugno, a meno di un accordo tra i due club, che per ora non si trova e non è detto che si troverà. Ragion per cui la Roma, che si prepara a salutare Gervinho, è pronta a tornare con forza su Diego Perotti dello stesso Genoa, dando il via al domino degli esterni in un modo o nell'altro. Sta per partire lo Spalletti Bis, la seconda esperienza del tecnico toscano sulla panchina giallorossa. Domenica in casa la squadra della Roma contro il Verona, partita sulla carta abbastanza semplice. Certo è che a questo punto c'è la curiosità di vedere come verrà sistemata sul campo da parte di Spalletti la sua Roma. Si tornerà probabilmente al trequartista, ruolo che verrà ricoperto con ogni probabilità da Pjanic, e poi quali saranno le altre mosse di Spalletti. Luca Bargelli. Ma allora, questo 4-2-3-1 in questo momento sembra prevedere una mediana con Nainggolan spostato dal ruolo di mezzala che ricopriva solitamente con Garcia, il ruolo di mediano insieme a De Rossi. Per quanto riguarda i tre trequartisti, hai detto giustamente, toccherà a Pjanic cercare di rivitalizzare sul piano della realizzazione Edin Dzeko, il connazionale Dzeko. Sugli esterni io credo che con Spalletti rivedremo un Florenzi in pianta stabile nella parte avanzata dell'attacco, quindi come esterno offensivo sulla destra. Sulla sinistra toccherà molto probabilmente, almeno col Verona, a Mohamed Salah. Il giocatore egiziano completerà il reparto con la difesa che rimarrà indubbiamente a 4, però con una Roma che quantomeno sulla carta sembrerebbe più votata al gioco offensivo e non solo al contropiede, che poi era l'arma che Garcia ha sempre sfruttato grazie anche alle doti non solo di Salah ma anche di Gervinho. Ecco, per quanto riguarda il mercato, in difesa Spalletti si aspetta uno, forse anche due rinforzi, e poi c'è da capire cosa succederà a centrocampo. Per quel che riguarda invece la trattativa con il Milan per El Shaarawy, oggi c'è stato un intervento di Galliani, l'amministratore delegato del Milan, che ha fatto capire in modo chiaro che la trattativa è bloccata e qualora non dovesse esserci un accordo tra il Monaco e il Milan, El Shaarawy rimarrebbe al Monaco, considerato che questo giocatore è stato ceduto, sia pure con la formula del prestito al Monaco. C'è da capire poi che cosa succederà nel momento in cui il Monaco dovesse continuare a far giocare questo giocatore con il riscatto che doveva essere automatico alla 25esima presenza del giocatore. Beh sì, adesso diciamo che El Shaarawy è in una posizione abbastanza scomoda, lui sta premendo per andare via e sarebbero insomma Roma o Fiorentina le due squadre insomma gradite al faraone. Roma in vantaggio, tra l'altro insomma i giallorossi hanno insomma c'è stato un incontro già tra Sabatini e il giocatore stesso nel periodo di Natale, e sarebbe un profilo insomma gradito anche a Luciano Spalletti. Il caso di Cerci insomma, che in questo momento non può essere ceduto ad alcuna squadra, e la cessione insomma di Luis Adriano, poi insomma le condizioni anche di Balotelli ancora da valutare, mettono il Milan in una situazione tale da non potersi permettere eventualmente la cessione anche di Stefan El Shaarawy, perché insomma in questo momento potrebbe anche far comodo al Milan. Ricordiamo insomma gli basterebbe solo una presenza per il riscatto definitivo al Monaco, ma già insomma dal Principato hanno fatto capire che il giocatore non fa parte del loro progetto. Quindi a questo punto insomma la Roma si sta anche guardando intorno
ritorno nel caso insomma El Shaarawy non dovesse arrivare con Diogo Perotti. Credo anche che a questo punto, passando a un 4-2-3-1, la Roma debba anche cercare un trequartista, considerato che ci sarebbe solo Pjanic, e Totti ormai a 39 anni credo non sia neanche più nelle condizioni di ricoprire quel ruolo. Per quello che riguarda la difesa, insomma, sappiamo che può arrivare Adriano, piace Criscito, credo insomma ci sia anche da intervenire al centro, dove insomma c'è solo Manolas praticamente come punto fermo, Rudiger, e Castan che al momento non ha dato indicazioni. Come dicevamo prima, può essere una soluzione Tonelli, a patto che appunto la Roma paghi molto bene l'Empoli. Quindi insomma, in difesa sono queste secondo te le soluzioni a disposizione sul mercato? Si è parlato molto anche di Criscito, che si è offerto per tornare in Italia. Valletti naturalmente lo conosce bene, si fiderebbe ciecamente, esatto, di lui. Esatto, no, diciamo che Criscito si è sempre detto molto felice allo Zenit, ma allo stesso tempo a più riprese ha espresso il suo desiderio di tornare in Italia. Nel corso delle sessioni di mercato sono stati diversi club che si sono avvicinati all'ex Genoa, lo stesso Grifone, il Milan, il Napoli, sono state molte le squadre che si sono avvicinate a lui. Poi ovviamente la situazione contrattuale estremamente remunerativa che Criscito ha allo Zenit, e la richiesta del club russo per il cartellino, che comunque ricordiamolo Criscito ha rinnovato di recente con il club di San Pietroburgo, hanno sempre limitato molto questo suo ritorno in Italia. Spalletti può essere, diciamo, la testa di ponte, il trait d'union per riuscire a concretizzare questa operazione. Però io ho l'impressione che Sabatini oramai da tempo stia lavorando su Adriano del Barcellona, e che il brasiliano possa essere la scelta prioritaria per la Roma sull'esterno di sinistra, una lacuna che di fatto oramai è evidente dalla scorsa estate, perché a fronte della mancata partenza di Ashley Cole, che è stato messo fuori rosa, poi non è mai arrivato, al netto di Digne, un altro esterno mancino che completasse il pacchetto difensivo. Io credo, Luca, però, che serva più un esterno destro a questo punto, perché appunto Digne ha dato anche buone risposte, però a destra c'è Maicon che ha 35 anni, Torosidis che può fare sì l'alternativa, e Florenzi che, se viene spostato però sulla tre quarti, a questo punto creerebbe una voragine a destra. In quel discorso rientra anche le operazioni di mercato, le valutazioni di mercato sugli esterni, tipo El Shaarawy e Perotti. Si parla anche addirittura di un possibile doppio colpo sull'esterno offensivo. Allora, qualora la Roma decidesse davvero di fare un'operazione di questo tenore, magari Florenzi sarebbe tra virgolette costretto a retrocedere, e allora si andrebbe a coprire quella falla sulla fascia destra. La sensazione è che la Roma sia letteralmente un cantiere in divenire, come se fosse estate, come se fosse il mercato estivo, quando in realtà invece siamo a fine gennaio, la seconda parte di gennaio, e c'è veramente poco tempo per operare, per ricostruire la squadra. Il Napoli tra campo e calciomercato. La squadra di Maurizio Sarri ripartirà dalla sfida contro il Sassuolo cercando di mantenere il primato in classifica, vincere per non svegliarsi dal sogno chiamato scudetto, con un occhio sempre vigile al mercato però, visto che la dirigenza sta ancora cercando di migliorare la rosa a disposizione del tecnico toscano. Il primo obiettivo riguarda il centrocampo, con il nome di Kramer che nella giornata di ieri sembrava essere il più caldo. Niente da fare però, il Bayer Leverkusen non ha alcuna intenzione di cederlo, e a conferma di tutto questo sono arrivate le parole del direttore sportivo del club tedesco Rudi Völler. Abbiamo bisogno di giocatori come lui, ha dichiarato l'ex attaccante della Roma, e quindi l'obiettivo del DS Giuntoli torna ad essere il Reda del Porto. Trattativa difficile, ma non impossibile, con il Napoli che dovrà mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro, e se verranno spesi questi soldi, per quel che riguarda Maximovic, il discorso sarebbe rimandato a giugno. In questo modo gli azzurri potrebbero puntare sui difensori attualmente in rosa, con l'obiettivo minimo che resta la Champions League, per far sì che anche questa estate il club possa continuare a investire. La storia di Cristian Teglio parla di un predestinato, di un calciatore elevato per essere una stella tra le stelle, per essere un titolare del Barcellona. Certo, se poi i Blaugrana investono sul mercato 200 milioni per affiancare a Messi altri due extraterrestri come Suarez e Neymar, ecco che i giovani canterani come Teglio stesso, Munir, Pedro, Bojan, Deulofeu, ma anche per altri acquisti come Fellai e Sanchez, c'è davvero poco spazio. Inevitabile l'addio e l'avventura al Porto ha effettivamente rilanciato le quotazioni dello spagnolo a livello internazionale. Ora la Fiorentina vorrebbe puntare su di lui per spostare gli equilibri del campionato, sbilanciandolo in proprio favore.